Oh ragazzi, state registrando? Come che cosa dobbiamo fare? Oh, sta venendo l'estate, ma tutti gli americani che arrivano in Italia, chi gli deve insegnare questa campana? Noi, se no che ci stiamo a fare, ragazzi? Non è colpa loro, pure sono usi e costumi diversi, capito? Nessuno nasce learned. Comunque significa learned, imparato. In italiano nessuno nasce imparato, in inglese learned. Che ne sai tu di inglese? Vai, parti, start, action. Allora ragazzi, cominciamo dalla base, proprio l'ABC. La passata è una cosa, il ketchup è un'altra. Non è che due cose hanno lo stesso colore e sono uguali. Il ragù, la passata, c'ha una sua preparazione, una sua delicatezza. Non è che lo prendi e lo spruzzi come se fosse il ketchup sulla pasta. Una sua storia, se no perché si chiama passata? Passata. Ma voi venite in Italia per assaggiare il cibo italiano e quando lo andate a mangiare perché lo dovete alterare? Lasciate la ricetta originale. Vuoi usare la maionese? E prenditi l'hamburger. Perché lo facciamo pure noi, Basta che non fate quelle cose che non stanno bene insieme, capito? Ragazzi, una cosa la dobbiamo ammettere però. Noi italiani con l'americano ci stiamo rovinando. Però, cioè alla fine, mettetevi nei nostri panni. Che ne so, vuoi imparare l'italiano? Dici, vabbè, io conosco l'inglese, imparo l'italiano. È un passaggio. A noi bisogna partire dal dialetto. Poi imparare l'italiano sulla base del dialetto, che è un casino. Imparare l'inglese scolastico e poi dopo alla fine scopri che l'America c'ha tutto un altro slang. Cioè ci vuole una laurea a parte. Ma noi anche per questo abbiamo la soluzione. Quando venite in Italia non vi ostinate con st'inglese. Imparatevi i gesti. Cioè il gesto è semplice, internazionale, universale. Tu basta che fai così e dici un sacco di cose. C'ho fame, che cosa vuoi? Oh ragazzi, però una cosa, non sta tutta la giornata a fare così, che poi vi conosco come disegnate l'italiano meglio. Sì, cioè si colliamo, non è che sta tutta la giornata a fare così. Emancipiamoci un po'. Sì, emancipiamoci, però muoviamoci pure, Oh, ma che vuoi? Ma finiamo qua e poi ci andiamo a mangiare una... Amici americani, ho capito che a voi è tutto grande, tutto XXL, il macchinone, il paninone, il palazzone. Ma attenzione, be careful quando vi fate invitare a pranzo, Voi siete robusti perché mangiate fuori, noi siamo robusti perché mangiamo dentro, cioè in casa. Voi parlate di grandezza, ma mi sottovalutate la densità. Studi scientifici del sud dimostrano che un roto di mamma può arrivare a contenere fino a 30.000 calorie. Cioè il fabbisogno giornaliero di 30 persone quasi, Cioè, 30 persone dentro a un roto. Ragazzi, voglio dare proprio un consiglio personale. Se venite in Italia e vi sentite soli, fate una cosa. Scendete, andate al sud, basta che dici il tuo cognome. Sicuro qualche parente esce, uno zio, un nipote, un cugino lontano. E ti trovi una famiglia intorno. Anzi, non esagerare, che va a finire che poi devi tornare pure a Natale. Quelli ci tengono, Ragazzi, attenti al caffè. Se chiedete a nonno un caffè in tazza grande, mica vi fa il caffè americano, quello non sa ma che cos'è. Vi fa un caffè espresso normale in una tazza grande. Quando non riuscite a dormire, pensate che sia il jet lag. Non è il jet lag, è il caffè di notte. Bravo! Avete capito? Do you understand? Io sono la nonna, che in americano, grande mater, come la mater più grande, un maternone. State a sentire a nonna, quando dovete scegliere un ristorante in Italia, fate uso antico. Secondo voi perché a casa mia c'è sempre gente? La fila non se la porta. Ah, perché secondo voi? Perché si mangia bene. La regola è semplice, più c'è people e più si fude bene. Ragazzi, un'ultima cosa la vorrei dire. Io lo so che voi siete abituati ai posti grandi, tipo la Big Apple, no? Ma non sottovalutate il fatto che in Italia ci sono tanti piccoli paesi che fanno poi quel che è il paese, Ma come se fossero tante Little Apple, però più saporite, tipo Little Apple a New York. Che cosa vi hanno fatto questi paesi poi alla fine? Perché non li venite a visitare? Quelli vi aspettano, eppure io. Comunque speriamo che tutte queste cose vi abbiano un po' delucidato sull'Italia. E che alla fine se qualcuno lo deve fare, se non lo facciamo noi, chi lo fa? Le istituzioni, i nostri problemi non li conoscono. C'hanno altre cose a cui pensare. Aspetta! Che c'è? I don't understand. What do you mean with that gesture? Ma scusa, ma tu devi disegnare figure importanti. Più stretto. Like a bird, però dall'altra parte. Oh, I get what you mean. It's not easy to explain to the Americans. E Luigi, ho capito, Michele, come ti chiami, però qua non è che ci abbiamo tempo da perdere. Cioè, ma tu non sei ambasciatore? Yes, I am. E porta st'ambasciata! No, Rosetta, it's not easy being an ambassador. E tu hai lamentato? Secondo te è facile fare la nonna? But we have to do people from all over the world. It's crazy. Vedi che i nipoti sono peggio delle nazioni. Cucina quello che gli piace, li sanno mangiato, non vanno d'accordo. Non è facile. You have to wear a suit with a tie. Vedi che da noi, da aprile, maggio se proprio ci va bene, se mi chiedi le matrimonie, 40 gradi, tutti i giorni, capelli fatti, mangia che pare brutto, il vestito è elegante, ci mettiamo aprile e ci volevamo a ottobre.